Ciao a tutti e a tutte, come state? Ben ritrovati soprattutto perché è un po' che non registro un video qui su YouTube, anche se su Instagram ho continuato a pubblicare quotidianamente, infatti molti di voi mi hanno chiesto lì su Instagram, ma quando esce un nuovo video su YouTube? Eccolo, ci siamo. E il motivo per cui c'è stata insomma un po' di attesa è il fatto che ci sono stati un po' di situazioni lavorative che si sono rimesse in moto, tutta la ripartenza, insomma sappiamo quello che sono stati gli ultimi mesi, per questo sono molto felice, di essere qui oggi e di registrarvi questo video. Quindi iniziamo subito con l'argomento di oggi, che è un argomento di cui mi avete chiesto tantissime volte e che riguarda molto da vicino la mia vita da gran sacerdotessa iniziata in una specifica tradizione Wiccan. Ovvero il tema è il gruppo di studio, la mia esperienza con il gruppo di studio, con quello che è stato il mio percorso di studio iniziato ormai 10 anni fa e con le persone che poi sono effettivamente diventate i miei compagni, la mia coven. Ah, per chi non lo sapesse, coven o congrega è il nome di un gruppo di streghe che si riuniscono e praticano insieme ai loro riti sotto la guida di un gran sacerdote e di una gran sacerdotessa. Allora, che cos'è un gruppo di studio? Si tratta di un percorso continuativo che di solito dura un paio di anni, un incontro al mese tenuto da sacerdoti iniziati di una specifica tradizione. Ci tengo a sottolineare questo perché è un po' come con i libri. Allora, esattamente come quando voi volete comprare un libro sulla Wicca, è molto importante verificare che gli autori, che le persone che hanno scritto quel libro siano veramente Wiccan, allo stesso modo quando volete frequentare un percorso, una formazione, un seminario sulla Wicca, è importante verificare che chi lo tiene sia effettivamente un sacerdote o una sacerdotessa iniziato o iniziata. Non essendo una religione riconosciuta, perlomeno in Italia e perlomeno per adesso, per il futuro ci stiamo lavorando. È molto facile incappare in millantatori vari, gente che si sveglia un mattino e si autoproclama gran sacerdote del sole, gran sacerdotessa di Atlantide e vi chiede dei soldi per insegnarvi tutta la sua verità. Ora, sulla questione dei soldi ci torneremo tra un po' perché è un argomento un po' dibattuto e secondo me su cui è importante dire due cose. Dunque, una volta che avete verificato che le guide sono serie e affidabili, quello è sempre un prerequisito essenziale, ricordatevelo, sappiate che per quanto riguarda la formazione, poi ogni gruppo in qualche modo fa a sé, anche se in una specifica tradizione, per esempio nella nostra, i percorsi dei gruppi di studio sono più o meno allineati per temi, per cose che le persone che frequentano quel gruppo devono imparare a fare. Come sapete, nella Wicca e nel neopaganesimo in generale, c'è un ampissimo margine di libertà e di autonomia per i singoli. Quindi è normale che un gruppo di studio rifletta anche le caratteristiche dei sacerdoti che lo tengono e quindi troverete gruppi in cui c'è un focus particolare sulla storia della magia o della Wicca, gruppi che hanno un focus particolare sulla ritualistica, gruppi che sono aperti alle contaminazioni con le altre arti. Presente? Ma una cosa è certa. Frequentare un gruppo di studi è un'esperienza e come tale va vissuta. Quindi non si tratta semplicemente di acquisire delle nozioni, perché per quello in realtà vi basterebbe leggere una vastissima bibliografia e travasare, come diceva qualcuno, non mi ricordo chi, travasare i sassi da un cesto all'altro. Non è quello. Un gruppo di studio ha a che vedere con il cuore, l'essenza della pratica Wiccan. E quindi già durante il percorso inizierete a sperimentare delle sensazioni, delle emozioni che sono tipiche del percorso iniziatico. Per esempio, se avete iniziato senza grandi conoscenze pregresse, vi sembrerà tutto immenso, inaccessibile e complicatissimo, ma se avete iniziato con qualche conoscenza, potrebbe sembrarvi che invece si proceda a rilento, che voi sappiate già tutto, che sia tutto molto semplice e vorrete accelerare i tempi. Tutto questo fa parte del processo, ma non solo, ripeto, del processo di un gruppo di studio, ma del processo iniziatico in sé. Cioè non significa che siete nel gruppo sbagliato, ma semplicemente che parte della Wicca consiste nello sforzo della pazienza, che è il più grande atto di amore che possiamo fare verso noi stessi e verso gli altri, verso le persone che ci circondano. Io sono stata molto fortunata in questo senso, lo riconosco e lo ammetto sempre tutte le volte in cui ho l'occasione di parlare di questo argomento, perché il mio primo gruppo è stato anche quello giusto e tutto è filato in maniera estremamente fluida, estremamente liscia. È proprio scattato qualcosa di magico che mi ha accompagnato per tutti questi anni e nonostante anche tutti i momenti di difficoltà e tutti i cambiamenti, perché voi potete immaginarvi, io ho iniziato il gruppo di studio che avevo 21-22 anni, oggi ne ho 32
Quindi per me ha coperto proprio, quest'arco di 10 anni ha coperto proprio il periodo che va dai 20 ai 30, quindi periodo di grandissimi cambiamenti. Nel mio caso ci sono stati una laurea, innumerevoli traslochi, cambi di città, un matrimonio, una separazione, tantissimi lavori diversi, lavori stabili, lavori più o meno stabili, la gavetta teatrale, un lavoro appunto artistico che mi porta poi a spostarmi in giro e farmi mezza Italia in un weekend. Ma questo è quello che è successo a me. Ovviamente ad altre persone saranno successe cose diverse, perché è la vita che funziona così. Vi dico questo perché spesso mi capita di sentir dire a qualcuno: sì, io vorrei tanto diventare Wiccan, vorrei partecipare a un gruppo di studi, ma è troppo lontano, una volta al mese è troppo impegnativo, non ho il tempo, eccetera. Beh, vi dico che se è impegnativo per voi un gruppo di studi, immaginatevi quanto possa essere impegnativo un percorso iniziatico, avere una coven, avere dei gran sacerdoti che vi chiedono di fare delle cose. C'è gente che ha viaggiato oltre oceano pur di studiare con una guida che per loro valesse la pena. E non ve lo sto dicendo perché io creda nel volere e potere, tutta la retorica del pensiero positivo, assolutamente no. No, semplicemente si tratta di una questione di priorità, quindi che cosa è prioritario in questo momento nella mia vita e a che cosa posso dedicare le mie energie che sono per forza di cose limitate. Pensate che per esempio ci sono paesi anche vicini come la Germania o l'Austria in cui la tradizione dei gruppi di studio non è così radicata come da noi, per una serie di ragioni storiche che non vi sto a spiegare, e quindi è molto più difficile entrare in contatto con una coven perché dovete conoscere qualcuno che sia già un membro. E questo lo racconta molto bene la gran sacerdotessa americana Thorn Money nel suo libro Wicca tradizionale, che trovate anche tradotto in italiano, ovviamente, casa editrice Armenia. Certo, oggi con internet è molto più facile trovare i contatti di gran sacerdoti, stando sui social, cercando i loro indirizzi mail, eccetera. Ma anche se è più semplice trovare un contatto, non è detto poi che voi possiate effettivamente essere ammessi all'interno di quel gruppo. Tenete conto, infatti, che formare e poi iniziare delle persone è qualcosa di molto impegnativo, e i gran sacerdoti hanno il loro lavoro, la loro famiglia, come tutti, e poi hanno anche già delle altre persone che seguono, che accompagnano lungo il percorso. Quindi potrebbero esserci dei periodi in cui i gran sacerdoti accettano la presenza di nuovi membri e periodi in cui invece non possono accettarvi, e non perché siano cattivi o perché non vi vogliano o per chissà quali altri motivi, semplicemente perché il loro tempo, le loro risorse, la loro energia in quel momento è investito in altro. Anche qui è una questione di priorità, come dicevamo prima. Con un gruppo di studio invece voi avete la certezza che in quel periodo, in quei giorni, in quelle ore, i gran sacerdoti sono a vostra disposizione. Quel tempo ovviamente è tempo sottratto alle loro altre attività, al loro lavoro, alla loro famiglia, eccetera. Questo è anche uno dei motivi per cui un gruppo di studio è a pagamento. Di solito si tratta di costi comunque molto contenuti che servono a sostenere le spese di viaggio, oppure l'affitto della sala, oppure i materiali di consumo per i rituali, per lo studio, la carta, le penne, eccetera. E qui la grande obiezione è sempre una. Un must che nel corso del tempo io ho sentito e risentito in tantissime salse, ma che suona più o meno così: la spiritualità è di tutti e non si deve pagare. Allora, intanto, anche storicamente, le streghe si sono sempre fatte pagare. Cioè, immaginatevi la scena di andare da una, non lo so, cartomante ottocentesca e chiederle di insegnarvi a leggere le carte gratis. Cioè, io me la sono immaginata e non è stato piacevole. E poi nessuno di noi è una strega di professione, abbiamo tutti un lavoro, qualcuno anche due, qualcuno anche tre, ancora presente. E quindi il tempo che noi impieghiamo per preparare le lezioni, seguire le persone, correggere gli elaborati, preparare i rituali, è tutto tempo che viene sottratto ad altre attività. E infine ho imparato anche attraverso il mio lavoro artistico che la gente normalmente è poco portata a dare valore a qualcosa che non ha un prezzo, che poi dire alla gente non mi piace, per cui dico noi. Il nostro cervello da esseri umani funziona in modo strano, per cui se non paghiamo qualcosa, invece che impegnarci di più proprio perché non la paghiamo, ci impegniamo di meno, e quindi questa cosa va a creare proprio uno squilibrio enorme. In tutto ciò, il fatto che il gruppo di studio sia a pagamento non significa che poi verrete automaticamente iniziati e diventati
diventerete parte di quella coven. L'iniziazione infatti è un processo molto lungo che ha a che vedere con la nostra crescita personale e spirituale, che ha a che vedere con i tipi di rapporti che instauriamo all'interno del gruppo, che ha a che vedere con il modo in cui la nostra singolarità trova spazio per esprimersi in quel contesto. Quindi è importante anche, soprattutto mi viene da dire, mentre frequentiamo un gruppo di studio, non diventare mai dipendenti, continuare a conservare un ampio margine di autonomia, continuare a studiare per i fatti nostri, continuare ad approfondire per i fatti nostri. Vi faccio il mio esempio. Quando ancora appunto frequentavo il gruppo di studio, quindi poco prima di essere iniziata, io mi sono molto appassionata a Aleister Crowley e tutto quello che era la magia fin de siècle, di fine 800, la Golden Dawn e così via, al punto che ho deciso di fare la mia tesi di laurea in lettere. Poi in realtà l'insegnamento era lingua e letteratura inglese, proprio per essere specifici, su Aleister Crowley. E questa cosa mi è stata super utile nel mio percorso iniziatico, perché mi ha consentito, per esempio, di approcciare la storia della Wicca con una conoscenza in più di tutto quello che era venuto prima, e quindi di leggere e interpretare anche alcuni passaggi dei rituali alla luce di quelle che erano delle conoscenze pregresse. È veramente fondamentale continuare a studiare sempre, seguendo ovviamente quelle che sono le vostre inclinazioni, per cui ci sarà chi è più appassionato appunto alla storia della magia, chi all'arte, chi all'astrologia, alla geomanzia, ai vari tipi di divinazione, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. L'importante è non appiattirsi e non aspettare che arrivi qualcuno dall'alto a darvi le risposte, perché per quanti gruppi di studio possiate frequentare, per quanto possiate essere anche iniziati, questa cosa non succederà mai, anzi, gradualmente, più andate avanti nel vostro percorso, più sarete in qualche modo liberi e padroni della vostra strada, del vostro modo di essere Wiccan. Questo è veramente importante stamparcelo nella mente fin da subito. Io, per esempio, mi sarei risparmiata almeno 2 o 3 anni di fatica se avessi colto prima questa cosa qui, cioè questa mia possibilità attiva di agire, di essere presente e di essere me stessa. Insomma, io spero di aver risposto un po' alle vostre curiosità, alle vostre domande su quello che è un percorso in un gruppo di studio, su quello che è stato il mio percorso in un gruppo di studio, anche se mi rendo conto che nessun racconto, secondo me, potrà mai restituire quello che è stato per me e quello che potrebbe essere per ognuno di voi, in realtà trovare un proprio posto, non per forza chiaramente in un gruppo di studio, ma in un percorso qualsiasi esso sia, no? Un percorso che ci fa sentire riconosciuti, accolti, che ci consente di riprenderci anche un potere sulla nostra vita. In più, nella Wicca questa cosa la potete fare insieme agli altri, ed è questa la cosa più bella. Se avete ancora domande o richieste o dubbi, io sono a vostra disposizione o qui sotto nei commenti oppure su Instagram. Ricordatevi di lasciare un like se il video vi è piaciuto e ancora una volta di iscrivervi al canale, perché sono in arrivo delle sorprese per le prossime settimane. Ciao!